Ciao, sono Jesse. Ciao, Jesse. Non ho nessuna storia di scimmia, spiacente. Ne avrei una su un cavallo, ma è un tantino sconveniente. Circa un anno fa mi trovavo in un periodo piuttosto positivo. Grazie alla disciplina e a questi incontri ero riuscito a tenere a bada tutte le mie dipendenze. E anch'io avevo incontrato qualcuno. In una fase della mia vita in cui credevo che il cuore mi fosse diventato ormai di pietra. Poi, però, quell'amore se n'è andato. O meglio, l'oggetto di quell'amore, l'amore in sé, è stato molto più testardo. Credevo che lui fosse morto, o che fosse stato ucciso, che fosse in prigione. So solo che era sparito. E ho trascorso delle notti davvero terribili. Notti lunghissime, che duravano giorni interi. Finché a un certo punto sono venuto a sapere che stava bene. Anzi, più che bene. Aveva trovato un nuovo amore, la sua famiglia. Volevo essere felice per lui. Ci ho provato, ma ho fallito miseramente. E così sono ricaduto nei miei vecchi vizi, per non essere costretto a chiedermi perché una persona potesse comportarsi come una bestia. Toh, guarda, c'è un animale anche nella mia storia, dopo tutto. Perciò ora, per sentirmi meglio, dovrò acquisire un'altra abilità, il perdono. Ma sembra che al momento la cosa non stia riuscendo affatto bene. Quindi vi chiedo di pregare per me, perché questo gruppo diventi la mia unica dipendenza. Ciao Randall, sono io. Farò un po' più tardi del previsto. Devo occuparmi di una cosa. Ci vediamo dopo. La scimmia era vera. Ne parlarono i notiziari. Un ex addestratore di animali per film aveva una scimmia di compagnia. Scappò di casa, ma poi la riacciuffarono. È un bel sollievo saperlo. Ti trovo molto bene. Davvero? Alberello o Babbo Natale? No, grazie, non ho appetito. Quindi si è diffuso. Ormai si è sparso ovunque. Prognosi? Negativa. E non ti è passato per la mente che avrei voluto saperlo. Mi dispiace. Sono venuto per chiederti scusa, sapevo che eri qui. Lo sapevi. Beh, io no. 3 mesi fa non pensavo che sarei stato qui. Non dovevo scappare. Perché l'hai fatto? Volevo risparmiartelo. Oh, grazie. Un gesto molto nobile. D'accordo, allora risparmiarlo a me. Dovevo dirti addio in modo decente. Ho sbagliato a non concedertelo. Allora, tu pensi di morire entro stasera? No, questo lo escludo. Entro domani, forse. In un momento imprecisato, dopodomani. Allora mi esprimerò semplicemente. William Hill, ti amavo, ma sei andato via. Ora vorrei passare insieme a te tutto il tempo che ti rimane. E tu?